fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria le porga. La Regione Molise con Andrea Di Luciano, il vicepresidente, è un aspetto importante per Casearia. La Regione ci crede, è un investimento, c'è un movimento economico non indifferente e la Regione non poteva dire di no. Ma è il secondo anno di Casearia, la Regione ha dimostrato anche quest'anno di essere vicina a questa manifestazione, è rientrata nel circuito dei finanziamenti. Quindi la Regione c'è e ci sarà sempre di fronte a questi avvenimenti importanti per il territorio. Bravo a chi ci ha creduto, bravo alla famiglia di Pietro che ha pensato di iniziare questo percorso l'anno scorso. Oggi siamo alla seconda edizione, è una edizione nuova, una edizione migliorata sicuramente in tanti aspetti. La speranza è di rilanciare questo settore che è fondamentale per l'Alto Molise. Attraverso questi avvenimenti sicuramente ci saranno delle risorse che noi e delle idee che noi possiamo mettere in campo nei prossimi mesi. Sindaco di Agnone Daniele Saia, Casearia è una vetrina internazionale, non solo nazionale o regionale o locale, di Agnone che si presenta ancora una volta pronta per ricevere veramente eventi di questo calibro. Sì, c'è la seconda edizione, pare che ci sia un incremento del numero degli espositori, quindi questo è un buon segno, significa che gli organizzatori di Casearia, quindi di Pietro, padre e figlio, stanno facendo un ottimo lavoro, dando vetrina al territorio, è quello di cui c'è bisogno. Quindi Agnone diventa punto di riferimento per il settore lattiero-caseario dell'Appennino, quindi noi siamo partner di questo progetto, quindi cerchiamo di dare tutto l'appoggio possibile e speriamo che questa manifestazione col tempo cresca sempre di più proprio per diventare non solo un punto di riferimento per i produttori lattiero-caseari ma anche un punto d'incontro per percorrere strade nuove in questo settore che è un settore di primaria importanza per quanto riguarda le produzioni alimentari italiane. Giuseppe Di Pietro, il papà di Casearia insieme al figlio Erasmo, una manifestazione giunta al secondo anno ma sembra già un evento consolidato ad Agnone e proiettato proprio nel centro-sud d'Italia ormai. Sì, a dire il vero abbiamo superato qualche step che avevamo previsto in 2-3 anni, quest'anno c'è stato un grosso incremento, abbiamo un 40% in più di espositori, 14-15 regioni rappresentate, dalla Liguria alla Sicilia, insomma penso che ci sia stato un grosso passo in avanti. Certo, questa è una rassegna che si pone al primo posto e se non l'unica nel centro-sud, perché un espositore di questo territorio se vuole esporre, se vuole farsi conoscere deve andare al nord, nelle fiere del nord. Questo è invece l'unico punto di riferimento da Modena in giù. Di Pietro, ma è cosciente, fra virgolette, di aver smosso un'economia assurda per Agnone e per un piccolo paese arroccato sulla dorsale appenninica? Il problema è proprio questo, che da una parte è un fattore di vantaggio, dall'altro anche un handicap, perché portare qui rappresentanti istituzionali, ma non solo, anche gente, non è una cosa facile. Però ecco, questo è... come dire, erano un po' degli obiettivi, uno degli obiettivi era quello di lavorare per le zone interne. Agnone so che ha centinaia di prenotazioni, ha tutto chiuso per quanto riguarda in questo fine settimana e questo oltre all'economia che è indotta che faremo nelle attività commerciali. Questo è una di quelle cose che avevamo in mente e che volevamo ecco, fossero di riferimento per il territorio, ci fa piacere che così sia. Insomma. Dove è proiettata Casearia? Ma Casearia punta a essere insomma, uno dei più grandi appuntamenti italiani, penso che fra un paio d'anni se lavoriamo così, crociamo le dita. Per
Sottosegretario Teramaro, la sua presenza è, dà ancora più spessore a un evento che si presenta sotto il profilo nazionale, visto che è l'unico del centro-sud Italia. Casearia trionfa nel settore latteo caseario. Io sono particolarmente contento per il secondo anno consecutivo di venire a inaugurare questa importante, strategica e bellissima manifestazione ed evento. Quindi bene così, perché è la strada giusta, coniugare le tipicità, l'alta qualità dei nostri prodotti caseari, le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, di una regione importante e bella come il Molise, e dare la possibilità a migliaia di persone di conoscere tanta potenzialità, sia per quanto riguarda la conoscenza stessa del territorio, sia per quanto riguarda la possibilità di essere maggiormente protagonisti sul mercato nazionale, europeo ed internazionale. Una vetrina che viene da un piccolo comune come Agnone, arroccato sulla dorsale appenninica del centro-sud d'Italia, cioè un piccolo comune che ha ridondanza a livello nazionale. Ecco l'importanza anche dello Stato nelle aree interne. Beh, le aree interne è un tema importante, così come le aree di montagna. Noi tra l'altro proprio come Ministero stiamo portando avanti un progetto per potenziare, aiutare, sostenere e far conoscere meglio proprio i prodotti provenienti dall'agricoltura delle aree di montagna e delle aree interne, perché credo che una buona parte delle tipicità risiedano proprio in queste zone, e credo che le possibilità di sviluppo sia da un punto di vista commerciale ma anche economico ed occupazionale possa avere un impulso importante proprio da queste aree. Tanto è vero che questa progettazione, questa idea, questa visione la presenteremo anche al G7 dell'agricoltura che si terrà a fine settembre all'Ortigia, Siracusa, in Sicilia. Noi per la verità ci abbiamo creduto subito come Camera di Commercio del Molise per la valorizzazione del territorio e soprattutto delle aree interne. È stata un'idea visionaria degli organizzatori e quindi del dottor Di Pietro, che noi abbiamo colto e accolto subito, e diciamo che almeno fino a questo momento è stata una manifestazione, un'idea vincente, ma noi come Camera vorremmo ancora qualcosa in più e quindi saremo sempre a fianco agli organizzatori e a questo evento per incrementare ancora di più l'economia di questo territorio. Super premiata la Dinucci di Agnone, eppure presente a Casearia. Che vuol dire per un'azienda come la sua, Franco Dinucci, essere qui in questo evento che è di caratura nazionale ormai? L'orgoglio di vedere che il nostro territorio produce non soltanto formaggi e grandi specialità alimentari, ma anche la capacità di far conoscere al mondo che queste qualità vanno conosciute da vicino, in momenti fieristici, in momenti in cui anche gli operatori si controllano e si confrontano fra di loro, e questo sviluppa ancora di più momenti di aumento della qualità e quindi a beneficio di tutti i consumatori. Italo Marinelli a Casearia come medico, ma sfatiamo un discorso sul colesterolo, che i formaggi fanno male soprattutto ai bambini, perché lei è pediatra. Allora, noi avremo il discorso abbastanza complesso. Avremo qui a Casearia una serie di incontri proprio per sviscerare uno per uno questi argomenti, miti, realtà, false certezze. Quindi invitiamo tutti a partecipare al nostro stand, dove avremo risposte su tutto. Che problematica riscontra, ecco, legate al cibo soprattutto? Beh, legate al cibo il problema emergente è quello dell'obesità sicuramente. Quindi una dieta sregolata, una dieta ipercalorica, una dieta diciamo di bassa qualità e di eccessiva quantità. Questo è il primo problema, la prevenzione dell'obesità. Guido Marinelli, i bambini come si approcciano con i formaggi?
Si può partire subito, già dai 4-5 mesi. Lo svezzamento adesso si tende a far partire tutto fin dall'inizio e già con dei formaggi sempre in sicurezza, quindi latte pastorizzato, formaggi al latte pastorizzato, yogurt e diciamo anche quelle due volte a settimana, una o due volte a settimana va benissimo. È un alimento molto sicuro e anche dal punto di vista nutrizionale, vitamine, vitamina A, vitamina D, calcio, è perfetto per l'alimentazione del bambino. Mi tocca una curiosità, i bambini chiaramente crescono con il latte materno, però non si è mai visto come negli ultimi tempi allergie, intolleranze e quant'altro legate proprio al latte nel momento anche dello svezzamento. Allora, diciamo che quello delle allergie e delle intolleranze è un argomento un po' spinoso. Spesso il paziente fa un'autodiagnosi senza parlare prima col medico. È una cosa, è un argomento molto particolare che va discusso sempre col pediatra. In realtà l'incidenza dell'allergia è un'allergia al latte 1% della popolazione.